In questo video vi spiegherò come si evolverà il mio canale. In particolare, non inserisco dei video di fisica da un bel po' ed è arrivato il momento di inserirne di nuovi inserendo un esercizio di fisica 1. Ebbene, spiegarvi in questo video, ecco perché si chiama introduzione. Ebbene, spiegarvi come utilizzare questo eserciziario e qual è la differenza tra il mio eserciziario e un eserciziario classico che si trova in rete nelle dispense oppure in biblioteca sui libri. In un eserciziario classico, come dovreste già sapere, ci sono un tot numero di esercizi svolti e prima di svolgere questi esercizi ci sono dei richiami di teoria di fisica. Questi richiami dovrebbero in teoria servire a darvi, diciamo, gli input giusti a livello teorico per poter affrontare gli esercizi proposti. Ecco la prima differenza con il mio eserciziario. Nel mio eserciziario non inserirò i richiami di fisica. Perché i richiami di fisica non li inserisco, sostanzialmente sono una cosa del tutto inutile per quanto mi riguarda. Questo perché richiami implica una compressione dei concetti teorici di fisica. Infatti, i richiami di solito si concludono in una o due pagine. Ora, in una o due pagine non è possibile andare a inserire tutti i concetti teorici che vi servono per affrontare gli esercizi. Infatti, quei richiami danno per scontato, c'è scritto anche nella prefazione, danno per scontata una vostra preparazione di base riguardante la fisica, riguardante appunto la teoria. E quei richiami vi servono soltanto per ricordarvi alcuni concetti, non per impararli. Infatti, sicuramente vi sarà capitato di fare che cosa? Imparare i richiami di fisica, poi andare a provare a fare, diciamo, gli esercizi proposti e sicuramente non siete riusciti a svolgere l'esercizio. Questo non è strano perché i richiami non possono sostituire la teoria. Un'altra differenza importante sta nel fatto che per motivi di grandezza del libro o della dispensa, negli eserciziari, quelli classici, non vengono inseriti tutti i passaggi che portano alla risoluzione dell'esercizio. Io invece nei miei video spiegherò passo passo come si risolve l'esercizio. Inoltre vi farò capire proprio il ragionamento che sta al di sotto dell'esercizio. Detto questo, l'altra differenza importante qual è? Sul mio eserciziario si apprenderà in una maniera molto più ampia rispetto all'eserciziario classico. Questo ovviamente però sarete voi a dirmi se è così. In generale, fare un esercizio, imparare a fare un esercizio solo guardandolo e solo leggendo le righe del libro, non è la stessa cosa di fare che cosa? Di leggere, guardare e in più ascoltare. Infatti nei video ovviamente avrete la parte uditiva fatta da me, quindi che vi spiegherà appunto tutti i passaggi, quindi sarà un apprendimento molto più veloce e molto più redditizio. Ora, detto questo, qual è lo scopo di questo eserciziario e soprattutto come si utilizza nei video? Lo scopo è quello di permettere a tutti voi di essere in grado, diciamo, di saper risolvere tutti i tipi di esercizio di fisica. Ovviamente sto parlando di fisica 1 e fisica 2, corsi di base. Come si arriva a fare questa cosa? Allora, ci sono degli step fondamentali. Per prima cosa bisogna imparare tutta la teoria della fisica, cioè tutta fisica 1 e tutta fisica 2, tutti i concetti teorici. Questo lo si può fare o guardando i miei video, che a quanto pare hanno riscosso un discreto successo, oppure andando su un libro di testo qualsiasi. Poi l'altro step importante è quello di mettere mano sugli esercizi, cioè non basta vedere come si risolve un esercizio, ma bisogna risolverlo, bisogna provare a risolverlo. E poi, ovviamente, se riuscite a risolverlo, ancora meglio. Poi l'altro step fondamentale è quello dell'esperienza, cioè non pensate di essere in grado, di essere in grado, diciamo, di risolvere tutti i tipi di esercizi se non avete alle spalle una pratica abbastanza ampia, cioè dovete fare esperienza, dovete risolvere tanti esercizi, però risolvere tanti esercizi dello stesso tipo non ha senso, quindi bisogna risolvere tanti esercizi però buoni, cioè esercizi, diciamo, che coprono la stragrande maggioranza delle tipologie esistenti. Ovviamente,
Non potete pensare di risolvere qualsiasi tipologia di esercizio perché ovviamente è impossibile in quanto le tipologie e gli esercizi sono infiniti. Cioè, le varianti di ogni esercizio sono infinite, basta cambiare qualcosa e l'esercizio è diverso. Ovviamente voi dovete apprendere, diciamo, la tecnica, cioè il metodo che bisogna usare, quindi il ragionamento che sta al di sotto dell'esercizio. Detto questo, come si utilizzano i miei video? Come si arrivano, diciamo, a quei tre step che vi ho elencato che vi permetteranno appunto di raggiungere l'obiettivo finale? Per quanto riguarda la teoria, ovviamente, prima di guardare questo eserciziario, dovete assolutamente imparare la teoria. Io in ogni video metterò nella descrizione la playlist associata, diciamo, ai miei video di teoria che riguardano l'esercizio che stiamo per svolgere. Cioè, se sto svolgendo un esercizio di cinematica, sotto vi verrà linkata la playlist relativa all'aspetto teorico della cinematica. Ovviamente tutte queste cose le trovate sempre sul mio canale. Ve le linko così le trovate più facilmente. Oppure l'andate a vedere su un libro di testo, è la stessa cosa. In ogni caso, prima di aprire l'esercizio dovete avere una conoscenza ampia della teoria, dovete aver appreso tutti i concetti di teoria. Dopodiché dovete prendere un foglio e una penna che vi serviranno successivamente. Fate partire il video, che ovviamente conterrà un solo esercizio. Vedrò di fare in ogni video la risoluzione di un esercizio e vedrò di farlo durare il meno possibile, circa 10 minuti, così è molto veloce la cosa. Dovete far partire il mio video e stopparlo nel momento in cui termino la trattazione relativa alla trama, cioè alla traccia, scusate. Cioè, all'inizio ovviamente vi dirò la traccia dell'esercizio. Voi, appena termino di dire la traccia, dovete stoppare, perché la traccia dovete scriverla e prima di vedere la risoluzione mia dovete risolverlo voi. Ovviamente questo procedimento qui dovete seguirlo dopo aver visto un paio di video per, diciamo, permettervi di capire, la tecnica che ci sta alla base di quegli esercizi. Cioè, se per esempio ho inserito 20 video di cinematica, per i primi 5 osservate soltanto il tipo di ragionamento che faccio io per risolvere gli esercizi. Dal sesto in poi, per esempio, o dal settimo, ottavo, dipende dal vostro grado di apprendimento, da un certo punto in poi, cioè quando vi rendete conto di essere in grado di risolvere gli esercizi, dovete risolverli. Quindi prendete carta e penna, stoppate alla traccia per avere la possibilità di svolgerlo da voi e, dopo averlo svolto, fate ripartire il mio video per vedere come l'ho risolto io. In questo caso ci possono essere tre situazioni: o lo avete risolto come me, quindi vi viene lo stesso risultato e lo stesso procedimento, in quel caso tanto di cappello lo avete risolto giusto, lo avete fatto come me. Oppure ci può essere il caso 2. Il caso 2 consiste nel fatto che avete risolto il vostro esercizio, la risoluzione è diversa dalla mia, però il risultato è giusto, il risultato finale. Avete applicato le leggi della fisica in maniera corretta e quindi l'esercizio è corretto, anche se la risoluzione è diversa. Questo perché, come vi ho già detto nella teoria, non esiste una sola maniera di risolvere l'esercizio, cioè sicuramente ci sono diversi modi per risolvere uno stesso esercizio. Quindi non precipitate le cose, nel senso, vedete la risoluzione diversa, è sbagliato, non è vero. Controllate il risultato finale, controllate di aver, diciamo, applicato le leggi giuste in maniera corretta. Poi c'è il terzo caso, che è quello più istruttivo. Il terzo caso consiste nel fatto che l'esercizio è sbagliato, cioè lo avete risolto in maniera sbagliata. È diverso dal mio come procedimento ed è diverso anche il risultato finale, e probabilmente avete applicato o leggi che non dovevate applicare oppure l'avete applicata in maniera sbagliata. In questo caso, perché è più istruttivo? Perché nel momento in cui sbagliate l'esercizio, poi vedete la mia risoluzione, che è quella corretta, e riuscite a capire in maniera abbastanza rapida l'errore che avete fatto, e quindi l'errore vi rimarrà in mente e sicuramente non lo commetterete più. Questa, diciamo, è la maniera corretta per utilizzare i miei video. Quindi non vi aspettate, diciamo, il tocco magico.
Nel senso che questa è, diciamo, l'intenzione mia con questo eserciziario, cioè quella di permettervi di risolvere tutti gli esercizi, però ovviamente dovete metterci del vostro, dovete metterci impegno, costanza e soprattutto dovete andare a svolgere tanti esercizi. Ora, una volta detto questa cosa, cioè come affrontare i miei esercizi, volevo parlarvi di un altro aspetto fondamentale. Che è quello relativo ai formulari. Molte persone sperano di risolvere un esercizio avendo un formulario, cioè potete avere il formulario più ricco del mondo, con tutte le leggi esistenti, con tutte le formule della fisica esistenti, però se non avete capito la teoria e non avete capito come risolvere gli esercizi, quell'esercizio non lo saprete fare. Perché? Perché conoscere tutte le formule della fisica è una perdita di tempo, in quanto quelle formule valgono soltanto per un esercizio specifico. Se io vi cambio tipologia di esercizio, voi quella formula se la applicate sbagliate sicuramente, perché quella formula non è più corretta per quell'esercizio. Quindi il metodo giusto qual è? È quello di imparare solo le formule fondamentali, le altre le ricavate con i ragionamenti che vi farò vedere nell'esercizio lo stesso. Ultima cosa, volevo parlarvi del feedback. Voi dovete dovete, diciamo, dirmi se l'esercizio è fatto bene, cioè vi invito a mettere mi piace o non mi piace in ogni video, perché in questo modo riesco a capire se il video vi è piaciuto oppure no, e quindi se è fatto bene oppure devo apportare delle modifiche. Inoltre, dovete fare dei commenti perché in questo modo aiutate me a capire cosa devo correggere nello specifico, perché magari vedo un tot numero di non mi piace, quindi so che devo correggere qualcosa. Però se non fate i commenti, se non mettete i commenti, non so cosa devo correggere nello specifico. Quindi diciamo che aiutate me e aiuterete voi, perché nel momento in cui lo correggo sarà più utile per voi e per tutti gli altri. Poi vi consiglio di condividere questi video perché in questo modo darete anche la possibilità ad altre persone di utilizzare questo strumento. Poi diciamo che condividere questo video renderà diciamo più visibile questi video stessi, quindi saranno seguiti da più persone e più persone potranno appunto, come detto un attimo fa, utilizzare questi video. Inoltre nei commenti non scrivetemi, non proponetemi diciamo dei problemi da risolvere perché per mancanza di tempo non posso risolvere tutti gli esercizi che mi vengono proposti, a meno che non è un esercizio particolarmente interessante dal punto di vista didattico, in quel caso lo risolvo e lo metto poi in un video per farlo vedere a tutti quanti. In generale risponderò alle domande che richiedono una risposta rapida, cioè per esempio perché quel concetto di fisica in quel modo, perché hai svolto quel passaggio, perché lo hai risolto in quel modo e così via. Cioè dei chiarimenti rapidi, quelli sicuramente risponderò, ovviamente non posso garantirvi la risposta immediata, però in tempi brevi risponderò alle domande. Ovviamente i commenti è più utile farli sotto il video, perché in questo modo tutti possono usufruire dell'eventuale risposta che metterò io, cioè per esempio. Se questo funziona anche nelle aule normali, nelle aule dove ci sono i professori, se uno ha una domanda da fare, è più utile farla in pubblico perché in questo modo la risposta sarà, diciamo, visibile e udibile a tutti. In questo modo chi, come voi, ha quello stesso dubbio, gli sarà, più chiara la cosa. Ovviamente questi commenti e queste domande potete farmele anche in un messaggio privato oppure contattarmi tramite email che ho messo nell'informazione del canale. Non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona visione nel momento in cui inserirò i miei video. Ultima cosa, ultimissima, me ne viene in mente sempre una, ultimissima, i video avranno una cadenza, diciamo, settimanale, cioè ogni settimana vedrò di mettere un esercizio, ne metterò almeno una ventina per ogni tipologia, poi probabilmente ne metterò di più, dipende dal vostro feedback. Ci vediamo nei prossimi video.